momento di collegarci con una donna di grande talento. Io sono proprio innamorata di lei perché la conosco anche di persona. E lei è Fioretta Mari. Buongiorno Fioretta. Buongiorno. Allora, ciao Fioretta. Io vi amo. Beh, si parla d'amore, io vi amo. E gridarlo vorrei. Ragazzi, parlare d'amore oggi è l'unica speranza che abbiamo. Perché non c'è altro. Bravo. Amarsi, volersi bene. Io devo ringraziare intanto... Ciao Attilio, ciao, amore mio, figlietto mio adorato. Ciao, beh, proprio figlio mio, Vi ho fatto vacanze romane insieme, lo amo come un figlio. A proposito di innamorarsi, vacanze romane, che una è un po' mamma ritrovata. Il clou della nostra puntata. Fioretta, ma io ti volevo chiedere, tu hai lavorato con i più grandi attori di sempre. Del mondo. Sì, da Nino Manfredi a Tognazzi, da... Scaccia, Albertazzi, Lawrence Olivier, Jean-Louis Barrault, Turi Ferro. Io, tesoro mio, però sono conosciuta per una trasmissione, un talent meraviglioso diretto dalla più grande per me donna che oggi abbiamo in Italia, che è Maria. Però io salutiamo Maria, ieri Maria è stato ospite con noi suo marito Maurizio Costanzo. È una donna strepitosa e c'è accanto una Sabina Gregoretti non da poco, una grande, grande collaboratrice. Però la mia domanda era un'altra, ti volevo chiedere, di tutti i tuoi personaggi, tu hai saputo interpretare qualunque personaggio e sei una straordinaria attrice. Qual è il personaggio al quale sei più legata? Ce n'è uno in particolare? Sì, quello di Menopause, il musical che ha spopolato in Italia, l'abbiamo fatto per 4 anni, diretto da Manuela Metri con Marisa Laurito e Fiordaliso. È una cosa perché per la prima volta ho dovuto ballare le coreografie di una grande coreografa americana che lasciamo per. Sai, io una cosa, Beppe, io lo sai quanto ti stimo, quanto ti amo. L'ho sempre detto. Grazie. Sempre, lo sai, perché sei bello, sei bravo, ma Anna è deliziosa. Io l'avevo scoperta in un concorso che abbiamo fatto insieme a Taormina. È bravissima, sai, quando uno è bello, uno dice è bello, basta, chiudi lì. No, anche Attilio, è bello, chiudi lì. No, la mezzanotte è bella, chiudi lì. No, la fornasia è bella, chiudi lì. No. Anche Tony Sant'Agata è bello. È molto bello. Però io ti dico, lui ha detto una cosa. Noi abbiamo un messaggio. In questo momento di grande tristezza, io devo ringraziare Anna D'Urso che ci porta in Basilicata, in Campania, con i sindaci di Monte Scaglioso e di Solofra, perché ha avuto un'idea pazzesca. Portare il teatro all'aperto, naturalmente, con le dovute leggi, ai ragazzi talentuosi del sud che non possono venire via, e noi professionisti andiamo da loro. E anche Daniela Del Moro lo sa, sono tutte le donne valide che io frequento, Mariella Rocca, tutte le grandi donne, Laizzo, io frequento solo grandi donne. Eva Grimaldi, sei una donna meravigliosa e sei molto generosa nel voler dire tutte queste cose, di fare gli appelli, di sostenere le donne, ma noi vogliamo parlare di te. Ed è proprio per questo che voglio proporre al nostro pubblico una tua partecipazione televisiva con il grande Pippo Baudo. Guardiamolo insieme. Forse sono io la colpevole, o forse è merito altrui. Sono un'arrivata, ho un posto nella vita ed a mia insaputa sono ormai un simbolo. Forse è proprio importante, ma certo non è divertente essere razionale e poi sentirmi male quando sento dire è una donna, sì però. E pensare che quando ero piccola l'oggetto femmina, non studiare i logaritmi e i pezzi di Bach, come odio Bach, non sopporto Bach, e sognavo solo cose semplici, una casa ed un marito placido. Eh
sì, cara Fioretta, io volevo chiedere, tu che con sei... un cast pazzesco, Massimo... Ma guarda, io devo dire la verità. Di la verità. Dico la verità. Viva i talenti, viva i bravi. In quella trasmissione c'era la Ether Parisi che inizia... E pensa a un ospite nostra, Tina Turner, così... Tanto bene. Cos'è davvero importante da insegnare ai giovani, tu che sei davvero un talento infinito? Io cosa devo insegnare ai giovani? No, cosa c'è da insegnare ai giovani? Cosa c'è? Tutto, Beppe mio, tutto. I giovani stanno disimparando cos'è l'anima, perché non basta insegnare per far sì che il corpo reagisca. Devi entrare nell'anima di questi ragazzi. Hanno bisogno di stima, hanno bisogno di esempi. Basta parole. I giovani hanno bisogno di esempi. Tu, noi del teatro. È vero, Attilio, noi, a parte il fatto che tu, che eri un mascalzone, tua moglie ti ha cambiato completamente. Complimenti. Eri un mascalzone. Ah, ero un donnaiolo, ragazzi, pazzesco. Pazzesco. Allora, e io lo conosco molto bene. Sei uguale a tua sorella, no, Maria Grazia. Guarda, se permetti, cioè, immagino che anche tu inizi a avere le sue storie. Io voglio sempre bilanciare le cose. Non è che solo gli uomini sono birichini, pure noi donne ci siamo divertiti. Sì, allora, hai detto una cosa giusta. Sai qual è il segreto? Della società, il segreto della vita, la donna in gamba. Se la donna è in gamba, voi maschi non avete speranze. Comunque, perché volerci bene fra di noi. Torniamo sull'argomento, eri un donnaiolo? Diciamo che era un po' inquieto. Lizia dice sì. Sì, diciamo, ero un po' inquieto. Poi quando ho trovato finalmente la meravigliosa isola che è Clizia, ho detto ok, ho trovato il mio la metà della mela. Ma io sono contenta che lui abbia... Sei gelosa, Clizia? Io, se sono incinta, sono molto più gelosa, non so perché, ma deve essere una questione chimica. No, ma io sono contenta che lui abbia sperimentato e che abbia scelto con consapevolezza. Poi che con chi ha dato, accompagnarsi. Che ha avuto. Mamma ci ha passato. Ragazzi, allora...